Cari amici, buonasera. Ci ritroviamo per dedicare un poco del nostro tempo a riflettere e la riflessione che facciamo quest'oggi è ispirata dai testi della liturgia della 28ª domenica del tempo ordinario del nostro anno liturgico. Ricordo a coloro che seguono che questo ciclo è diviso in tre parti secondo le tre lettere dell'alfabeto A, B e C. Noi siamo nel ciclo A. La prima lettura è ricavata dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpa distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo. La farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. È uno sguardo quello che ci suggerisce questa lettura, tutto rivolto al futuro. Preparerà il Signore. Egli strapperà, eliminerà. E quindi dobbiamo guardare quest'oggi al nostro futuro. E al nostro futuro ci guardiamo con gli occhi ben rivolti al presente. Nel nostro presente noi ci rendiamo conto che vi sono tante cose che certamente non vanno, tante cose che sono causa di sofferenza, le malattie. Ma c'è una malattia fondamentale ed è la malattia della vita che passa e della morte che si avvicina. Il fatto di avvicinarsi della morte ci convince che noi siamo sostanzialmente estranei a questo mondo. Noi siamo come dei viaggiatori che sono saliti su un treno già in corsa, e ne scenderanno mentre ancora il treno continua a correre. Così siamo noi nella nostra vita. Ed è questa una condizione certamente non buona, non felice. Il profeta Isaia ci dice quest'oggi una parola di conforto. E se vogliamo conservare questa immagine della vita come un viaggio, c'è una domanda: verso dove? E c'è una risposta: verso un monte. Il monte significa l'altezza, il monte significa la distanza dalla pianura, il monte significa una terra che si protende verso il cielo. E su questo monte c'è un banchetto. Vini eccellenti, grasse vivande, cibi succulenti. Immaginiamo un banchetto nuziale di questo genere dove si consuma con tanta gioia, con tanta partecipazione. Allora è vero che noi siamo in viaggio,
Ma è vero che noi siamo in viaggio per una montagna, per un banchetto di nozze, al quale siamo invitati a far parte. E quindi dice che strapperà il velo. Il velo è ciò che nasconde, il velo è ciò che apparta. Il velo indica la sofferenza, l'umiliazione. E quindi tutto quello che di negativo c'è su questa terra sarà tolto. Il futuro, in altri termini, non sarà come il presente. E l'affermazione centrale di questo testo è proprio che si dice eliminerà la morte per sempre. È importante, fratelli miei, perché è vero che noi moriamo, ma sbaglieremmo se pensassimo che la morte ci elimina. No, la morte non ci elimina. La morte sarà eliminata, eliminerà la morte per sempre. E quindi questa prima lettura è una lettura che ci parla di vita, ci parla di una fortuna. È una lettura che in definitiva non si può limitare alla presa d'atto di come noi siamo sulla terra. Al presente triste viene proprio contrapposto un futuro felice. Preparerà un banchetto su questo monte, strapperà il velo, eliminerà la morte per sempre. E tutto questo perché il Signore ha parlato, in Lui noi speriamo perché ci salvasse. Ed allora possiamo dire che Isaia è il profeta della salvezza. Ed in questo senso il profeta Isaia svela il senso più profondo è della religione ebraica e della religione cristiana. Passiamo adesso alla lettura, la seconda, che è ricavata da una delle lettere di San Paolo, precisamente quella scritta ai cristiani della città di Filippi. Fratelli, so vivere nella povertà, come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, miei cari amici, questa lettura. E qui è l'Apostolo Paolo che fa come una presentazione di se stesso. Ed è molto importante perché l'Apostolo Paolo fa presente gli opposti, la sazietà, la fame, l'abbondanza, l'indigenza. E dice che egli è allenato a tutto. Si trovasse nell'abbondanza, sarebbe sempre lui. Si trovasse nella miseria, sarebbe sempre lui. Che vuol dire questo? Che le cose esterne, quello che noi possediamo, quello che noi desideriamo, tutto quanto questo, è curioso, lo dobbiamo dire, deve diventarci estraneo. O diversamente, noi dobbiamo diventare estranei. Siamo nella ricchezza o nella povertà, ci sono entrambe estranee. Cioè, noi siamo indifferenti e alla ricchezza e alla povertà. C'è gente che ci vuole bene o gente che ci vuole male, noi siamo indifferenti.
Certo, si gradisce la persona che ci vuole bene. Certo, si soffre quando c'è della malevolenza attorno a noi. Ma tutto questo non ci deve condizionare. Noi dobbiamo essere indifferenti, il che significa essere superiori, il che non vuol dire un gesto di orgoglio. No, vuol dire un gesto di autonomia, un gesto di indipendenza. Noi non dipendiamo da quelle cose che ci circondano, positive o negative che esse siano. Ed ecco l'affermazione stupenda di San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. E chi ci dà la forza di sostenere il bene e di non essere allettati, scusate, chi ci dà la forza di sostenere i mali e di non essere allettati dai beni, questo è proprio Dio. E quindi dice: tutto posso in colui che mi dà la forza, che mi conforta, significa che mi rende forte. E San Paolo qui ha un tocco squisito di fraternità con i suoi cristiani di Filippi, ai quali dice: avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Quanto ha sofferto l'Apostolo Paolo? Le fatiche dei viaggi, i pericoli, i naufragi, i processi, le prigionie, le flagellazioni. Lo dice lui stesso, che ha sofferto più di tutti gli altri apostoli, l'apostolo Paolo, fratelli miei. E Paolo dice: avete fatto bene a prendere parte alle mie tribolazioni, perché chiunque di noi è esposto alle tribolazioni. Ebbene, la solidarietà nelle tribolazioni sostiene. Ecco perché Paolo dice: avete fatto bene a prendere parte alle mie tribolazioni. Ed è per questo, dice Paolo, che questa disponibilità di animo dei filippesi diventa una garanzia della provvidenza di Dio che colmerà, dice, ogni vostro bisogno. Allora possiamo riassumere in due sole parole l'insegnamento dell'Apostolo Paolo in questa lettera. L'indipendenza, l'indifferenza, la superiorità rispetto alle cose di questo mondo e infine la solidarietà cristiana, che ci garantisce l'intervento paterno di Dio, colmerà ogni nostro bisogno. Procediamo adesso, fratelli miei, alla lettura del Vangelo, dove abbiamo una parabola di Gesù. Ogni domenica stiamo vedendo queste parabole evangeliche. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e dai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e gli diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi:
La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete chiamati dalle nozze. Uscite per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Bene, miei cari amici, il linguaggio delle parabole ci diventa man mano familiare. E qui è chiaro che noi abbiamo un re con una festa di nozze, la più grande festa di nozze è quella per suo figlio. E normalmente quando sposa il principe ereditario la festa è veramente grandiosa. Ricordo mia madre che ricordava le nozze del principe ereditario d'Italia, Umberto, con la futura regina d'Italia, principessa del Belgio, che era appunto Maria José. E lo diceva lei stessa che ci fu una festa grandissima, una festa da sogno. Recentemente abbiamo visto anche le nozze regali della Spagna, dell'Inghilterra, e quindi si concepisce molto bene il senso di questa parabola, una festa regale, una festa di nozze. E vengono chiamati personaggi di grande rilievo per andare alle nozze. Notate questo invito. E questi personaggi rifiutano. Vi saranno invece altri che accetteranno e sono i poveri, gli emarginati, quelli che nella società non contano. Allora guardate, nella parabola c'è una festa che non può andare deserta, una festa alla quale gli invitati naturali non parteciperanno e invece saranno altri presenti. E tra costoro c'è uno che non ha indossato l'abito nuziale e viene punito. Questa parabola è una parabola della nostra vita. La festa di nozze è la salvezza che opera Gesù. E Gesù opera la salvezza mediante il suo sacrificio sulla croce. Il crocifisso è lo sposo che si sacrifica per la Chiesa sua sposa. Alcuni di questi invitati rifiutano perché pensano di avere di meglio. Altri invece che non hanno nulla accettano e la sala sarà riempita e la festa avrà il suo corso. Qui conviene che noi ci fermiamo per comprendere il linguaggio della parabola. Come mai questi signori rifiutano? Rifiutano perché avevano altre cose da fare. Erano impegnati nella risoluzione dei loro problemi. E quindi che cosa ne segue? Ne segue proprio questo, miei cari amici, che trascurano Dio, rifiutano Dio. È il problema del rifiuto. L'umanità rifiuta Dio. Noi rifiutiamo Dio.
è il dramma della nostra civiltà occidentale. Tre secoli, 700, 800 e 900, in cui man mano il rifiuto di Dio si è diffuso e si è radicato. E invece vi sono gli altri che accettano e sono felici di accettare perché erano stati sempre irrilevanti e insignificanti ed ora invece saranno proprio loro gli eletti. E questo significa che l'uomo da solo non si può salvare, è Dio che salva, ma l'uomo da solo può anche danneggiarsi, come fanno i primi, che avendo tante cose rifiutano i doni di Dio. Cos'è questa veste nuziale? La veste nuziale sono i sacramenti, la veste nuziale è il battesimo. La veste nuziale è un'anima in grazia di Dio. Al banchetto si entra grazie all'invito del re e a questa veste nuziale. Noi siamo i fortunati invitati alle nozze regali. Ed ora, miei cari amici, vogliamo passare a introdurre un altro argomento. Mentre io parlo, voi vedrete, qui sullo schermo, vedrete un'immagine che ci ricorda il capitolo 21 del libro dell'Apocalisse. Vedete al centro, in questa mandorla, vedete un agnello. È l'agnello mistico, l'agnello che rappresenta Gesù. Come facciamo a dire che rappresenta Gesù? Lo vediamo dall'aureola, lo vediamo dal fatto che egli tiene con un piede il libro e poi l'agnello è su un piedistallo che di per sé è un altare. E quindi è l'agnello che viene sacrificato. Sullo sfondo vediamo un fascio di spighe per indicare l'Eucaristia, il pane che ci nutre, il pane disceso dal cielo. E attorno a questa mandorla, a questo ovale, nel quale si trova l'agnello mistico che è Gesù, noi vediamo le figure degli apostoli, qua, quattro in alto, quattro in basso e quattro al centro. Tutti fanno corona all'agnello, cioè a Gesù. Se vogliamo riconoscerli, non gli è difficile, perché il primo a sinistra è San Pietro, lo riconosciamo dalle chiavi. Accanto a lui c'è il fratello Andrea, poi c'è San Giacomo, quindi c'è San Giovanni. Scendendo a sinistra abbiamo Tommaso, quindi Filippo, quindi Matteo, e quindi Giuda, poi Simone, Mattia. Ecco, li abbiamo tutti qua gli apostoli. C'è San Giacomo, il maggiore, e San Giacomo, il minore. Bene, noi ne parleremo di ciascuno di questi singoli apostoli, però c'è una spiegazione che dobbiamo dare quest'oggi. Che significa la parola apostolo? Apostolo significa inviato. Chi invia è Gesù. Gli inviati sono degli ambasciatori, gli inviati sono dei rappresentanti. E quindi gli apostoli rappresentano Gesù, gli apostoli sono gli ambasciatori di Gesù. In pratica è nata la Chiesa. La Chiesa chi è? Gesù e gli apostoli. La Chiesa chi è? Gesù, gli apostoli e tutti coloro che condividiamo la fede
degli apostoli. Allora, questo ci porta a comprendere, miei cari amici, ecco il secondo punto della nostra riflessione, che la Chiesa non è separabile da Gesù. Alcuni hanno pensato che la Chiesa sia un fatto dovuto alla storia. È vero, perché la Chiesa lungo 2000 anni di storia si è propagata, si è diffusa e quindi si è organizzata, si è strutturata. E in ogni secolo secondo le esigenze di quel secolo. Quindi c'è nella Chiesa un elemento che appartiene alla storia, ma dobbiamo riconoscerlo. Il fondamento, l'anima della Chiesa non è dovuto alla storia, è dovuto alla scelta di Gesù. Per cui la Chiesa non è altro che la continuazione nella storia della figura di Gesù. Allora, il significato di questa immagine che noi stiamo vedendo è quanto mai eloquente, perché al centro abbiamo Gesù, attorno a lui tutti gli altri apostoli, i quali quindi sono a suo servizio, sono la sua corona, sono ai suoi ordini. Questo è la Chiesa, essere attorno a Gesù, essere per Gesù. Ed ora, miei cari amici, vorrei riprendere un discorso che non sarebbe molto attuale, però è un discorso quanto mai importante, perché ricorderete tutti che nelle settimane passate il Papa è stato in Germania e in Germania il Papa è stato anzitutto a Berlino e a Berlino ha parlato al Parlamento tedesco, quindi quello che loro chiamano insomma il Reich, la sede del Parlamento tedesco. Diciamo l'organo più espressivo dell'identità germanica. E giustamente il Papa, parlando ai suoi connazionali riuniti in questa assemblea, il Papa si è detto tedesco e quindi parlava con grande commozione alla sua patria tedesca lì presente nei suoi rappresentanti. Ebbene, andando al cuore del discorso, dobbiamo dire così, che il Papa in questo discorso ha affrontato un tema che noi possiamo formulare in questa maniera: quando è che una legge è giusta? E qui verrebbe da rispondere, beh, se è una legge vuol dire che è giusta. E se rispondessimo in questa maniera, facilmente qualcuno potrebbe smentirci. Allora, le leggi fatte durante il fascismo, le leggi fatte durante il nazismo o durante il comunismo, possiamo dire che erano leggi giuste? Non lo possiamo dire. Dobbiamo anzi riconoscere che erano leggi sbagliate. E allora come la mettiamo? Se non tutte le leggi sono giuste, vuol dire che il criterio della giustizia è al di là della legge. Cerco di spiegarmi meglio. Cosa c'è quando c'è una legge? C'è un'autorità la quale decide e stabilisce delle norme. Queste norme possono essere molto diverse tra di loro, dalle norme fiscali alla circolazione della strada, ecco come si regola lo stato civile, come si regolano le pensioni. Ecco,
L'ampito delle leggi è vastissimo. Che cosa rende giusta una legge? Non mi si può rispondere l'autorità che la promulga. Perché è vero che se una legge non è promulgata dalla legittima autorità, essa è illegittima, non è legge, e quindi non può essere accettata. Ma non per questo. Tutte le leggi che una legittima autorità promulga sono leggi. È chiaro che, dicendo queste parole, c'è qui nello sfondo la dottrina di un giurista tedesco, Hans Kelsen, il quale sostiene che una legge, se confezionata secondo le procedure legali, vale a prescindere del suo contenuto. Ed allora, in questo modo di pensare, qual è la convinzione che le persone hanno? Che tutto quello che l'autorità stabilisce è una cosa giusta. E no, perché di fatto, noi lo sappiamo e lo vediamo, le autorità possono anche loro sbagliare, essendo esseri umani. Allora il Papa indica il criterio della giustizia di una legge, quindi il Papa ci dice che una legge è giusta quando, ecco l'elemento importante, una legge è giusta quando essa rispetta il diritto. Allora vuol dire che il diritto precede la legge. E il diritto che precede la legge è chiaramente il diritto naturale. Diritto naturale che viene a significare il primato della ragione. Ecco allora che il Papa dice che le leggi dello Stato non debbono essere ricavate di peso dall'autorità divina, dalla Bibbia o dal Corano o dalle tradizioni. Ma le leggi dello Stato debbono essere rispettose della razionalità della natura umana. Ed in questo senso il Papa dice come la Costituzione tedesca del 1949 ha recepito questa dottrina, che poi sappiamo bene oggi è vigente in quelle che sono le carte dei diritti dell'uomo, del cittadino, famosissimo quello del 1948. E alcune volte nelle Costituzioni, per non parlare di diritto naturale, si dice che si parla di diritti inalienabili, diritti che sono imprescrittibili. È vero che non si usa la parola naturale, però se ne sta dando lo stesso significato. Allora a questo punto il Papa dice che una convivenza civile non può essere fondata su una concezione del diritto puramente autoritaria, o perché si parla di un re, o perché si parla di un dittatore, o perché si parla della dittatura di una maggioranza. Neanche in questo caso abbiamo il fondamento della giustezza della legge. E quindi il Papa ci ha ricordato lì in Germania che oltre la volontà dell'uomo c'è una realtà naturale, razionale, che è il diritto, e quindi le leggi, per essere giuste, debbono essere rispettose del diritto, cosa che noi vediamo poi nell'applicazione delle leggi. Abbiamo visto quest'ultimo processo a Perugia,
E abbiamo visto come le stesse persone vengono una volta condannate e una volta assolte. Non è possibile. Immaginiamo che sono innocenti. La prima condanna è stata una tragedia. Immaginiamo che siano colpevoli. La seconda condanna è un'ingiustizia. Allora bisogna proprio riconoscere questa efficacia del diritto naturale, della razionalità come fondamento di uno Stato di diritto dove è sovrana non la volontà dell'uomo, ma è sovrana la giustizia, la ragione. Abbiamo così terminato. Auguro la buonasera, a ben rivederci.